Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo guida di Pokémon Verde Foglia. Ci ritroviamo nella stanza della nostra casa e dobbiamo andare al laboratorio del... No, dobbiamo uscire da Biancaville e ci arriverà il professor Oak, che ci dirà che nell'erba alta vivono i Pokémon e ce ne darà uno. Una nostra scelta tra Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Oddio. Va bene. Questo Bulbasaur, questo Squirtle e questo Charmander. Noi scegliamo Squirtle ed ecco il nostro primo Pokémon. Quindi adesso un soprannome, il nostro rivale ovviamente prenderà Bulbasaur. Perché infatti i Pokémon di tipo erba sono vantaggiati, perché ho sbagliato, contro i Pokémon di tipo acqua. Ma ecco la nostra prima sfida contro il nostro rivale. Avrà un solo Pokémon ovviamente, ed è Bulbasaur. Noi lanciamo il nostro Squirtle. Ecco il professor Oak che spiega con me. Come si fa a lottare, ma queste sono le nostre prime due mosse. Attacchiamo con azione. Ancora azione. Che palle, azione dai! Dobbiamo usare colpo coda, bene la difesa. Devo usare azione, caspita. Usiamo anche un'azione. Dai. Sì, troppo. E con questo ci salirà di a livello 6. Ed ecco che abbiamo ricevuto un po' di soldi. Se invece perderemo noi, dovremmo sganciare una quota pari alla forza della nostra squadra di Pokémon. Ma ora torniamo a casa nostra. Bene. E parliamo con la nostra mamma. Ci curerà la squadra. Poi saliamo in camera nostra e apriamo il PC e troviamo una pozione. Ecco, usciamo di casa. Di qua. Va bene. Per aprire il menu bisogna fare start. Per questo Pokémon design farà il nostro nome, il salvataggio e le opzioni. Adesso addentriamoci in questa erba e troviamo il nostro primo Pokémon selvatico, un Rattata. Dobbiamo batterlo perché Squirtle ha bisogno di allenarsi. Uccidilo. Ma perché tutte me le devono capitare? Dai, crepa. Va bene.
ci diamo un po' di punti ESP. Poi parlando con questo ragazzo otterremo un campioncino di pozione, uno strumento che cura 20 PS, non so Pokémon. Ed ecco qua Pidgey. Aiuto! No! No! Crepa! E ci abbiamo 23 punti e ci salirà a livello 7 e imparerà bolla. Un altro Pidgey. Ma noi stavolta scegliamo l'opzione fuga. E sblocchiamo la seconda città del nostro gioco, Smeraldopoli, dove ci sarà anche la nostra ultima medaglia. Questo è un centro Pokémon e cureranno i nostri Pokémon stanchi, ovvero Squirtle. Usciamo. E andiamo di qua. No, sì, di qua. Il percorso 22 che porta alla Lega Pokémon. Andiamo andare di qua. Mi sembra che arriverà il nostro rivale, ma non sono sicuro. Torniamo indietro. Andiamo di qua. E troviamo pozioni. Adesso se proviamo ad andare di qua ci bloccheranno dicendoci che proprietà privata. Adesso come si fa qua? Mettiamo tutte le erbe alte. Sì, eccola. Questa è la casa del nostro rivale. Di cui... non mi ricordo più dove devo andare. Ecco un altro Pokémon sul posto con Attica. Come vedete ci sono 4 azioni. Lotta, borsa. Oppure Pokémon nel caso abbiamo bisogno di sostituire il nostro. Allora, lottiamo, se no. Usiamo il nostro attacco bolla. Noi utilizziamo colpo coda, noi attacchiamo la seconda azione. Ancora colpo coda, che palle. Se lotte sono tutte un po' pallose perché affrontano poco con livelli bassi, eccetera, eccetera, ma... Yeah.
scoppiamo. Mi sembra che dobbiamo entrare. Lavorata. Perso solo tempo. Un po' come al market, ma non sono sicura. Ecco. Ci chiederà se abbiamo Biancavilla e se conosciamo il professor Rock. E ci dà un pacco da consegnargli. Mi ricordavo giusto, quindi. Poi cerchiamo di evitare la barca. La volta che c'è posto per starci bene e torniamo dal professor Rock. Il pacco, 15 minuti di già. Bene ragazzi, la parte sta quasi per finire. Incidiamo il Pokédex. Finalmente 5 Pokéball. E ci dà anche sua sorella. Queste due mappe città. Andiamo anche noi a casa sua e malgrado tutto ce la darà. Ecco ragazzi, la parte sta per finire. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao. Bye.